È iniziata la videoconferenza fra il Premier Mario Monti, Angela Merkel, Holland e Van Rompuy. Ad Atene si insedia intanto il governo provvisorio. Dopo di noi può toccare l'Italia. Queste sono le parole che arrivano direttamente dalla Grecia. E intanto Cameron parla proprio della zona ellenica, dicendo che la Grecia è un rischio per tutti, e si rifà evidentemente alle parole pronunciate questa mattina. Le borse in rosso, Milano chiude a meno 1,46%, lo spread torna a sfiorare 450 punti base. Insomma, Piazza Affari ai minimi storici, minimi da 3 anni, una manifestazione intanto anti-BCE a Francoforte, sono stati fermati 100 italiani. E l'altra notizia è che l'agenzia di rating Fitch taglia il rating di Atene. Ora è CCC, quindi tripla C per Atene, ma intanto... ci ha colpito nella giornata di oggi un'analisi diciamo più ottimistica rispetto a quelle che siamo abituati a leggere solitamente dalle pagine dei quotidiani. Perché? Perché che l'Italia è in recessione è un dato di fatto, ma nonostante l'Italia sia in recessione, guardando i risultati trimestrali che sono stati appena comunicati, le società quotate in borsa sembra che stiano andando meglio di quanto emerge dal loro andamento in Piazza Affari. Di questo parleremo questa sera qui a Roma Anch'io. Dal buonasera prima di tutto a Matteo Menicucci in cabina di regia, con il quale saremo insieme fino alle 22, e poi a tutti i nostri radioascoltatori, a coloro che anche questa sera hanno scelto di sintonizzarsi sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma, e che hanno scelto Roma Anch'io. Partiamo da questa analisi che abbiamo definito ottimistica, ma l'analisi arriva da uno studioso eminente. Si tratta dell'analista indipendente Andrew Sentance, che noi abbiamo il piacere di ospitare su queste frequenze. Buonasera. Buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito su Radio Yes, benvenuto. Prego, grazie per il benvenuto. Allora, concentrarsi sullo spread, solo sullo spread, o su chi ha un maggiore peso sui listini, quindi sulle banche e le partecipate statali, è limitante secondo lei? Sì, ci sono due o tre cose da dire. Prima cosa è che se uno guarda solo lo spread, si guarda per dire il punto debole dell'Italia. Sì. Lo Stato italiano è debole, è sempre stato debole, ha avuto problemi col debito pubblico da 20 anni. Quindi guardare lo spread, solo lo spread, uno può avere una visione troppo limitata della forza vera dell'Italia. Da questo, sì, ovviamente le banche italiane sono le entità più esposte verso lo Stato italiano, e anche per una serie di motivi storici sono le entità, queste banche, che hanno il peso maggiore nell'indice italiano. Se uno pensa del Unicredit, Intesa, sì, San Paolo, Monte Paschi di Siena, UbiBank, Banca Popolare, Generali, Unipol, Fondi RSI, queste entità finanziarie hanno un peso molto grande nell'indice italiano, mm-hmm, a memoria intorno al 40%. Sì. Quindi se lo Stato italiano va male e da conseguenza le banche italiane vanno male, l'indice italiano soffre tantissimo. Per sé non è che le banche italiane vanno tanto peggio delle banche tedesche, per esempio, ma nell'indice DAX, mm-hmm, c'è memoria Deutsche Bank, sì, e poi un paio di assicurativi, mm-hmm, Allianz e Munich Re. Quindi l'indice tedesco, per come è costruito, quasi di natura va meglio dell'indice italiano, mentre se prendiamo qualche esempio come Salvatore Ferragamo, Pirelli, sì, Luxottica, Brembo, aziende italiane che vendono all'estero, queste aziende sul mercato italiano vanno benissimo, sono quasi ai massimi storici, mm-hmm,
ma quasi in poche parole, non abbiamo abbastanza aziende grandi nell'indice italiano, quindi l'indice soffre. Ecco. Ma questo non vuol dire che l'Italia non ha un sacco di dote e che non sia capace di vendere i suoi prodotti all'estero e anche andare avanti e recuperare da questo momento, sì, senz'altro brutto, sì. Nel futuro. Ecco, quindi in sintesi, da questi numeri si intuisce che le società in grado di vendere prodotti che tutto il mondo vuole comprare, società italiane parliamo, non si sono estinte. Solo se si guarda soltanto al differenziale di rendimento, insomma allo spread, il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi, all'andamento della borsa, dove a muovere il mercato sono le banche, le compagnie a maggioranza pubblica, si va a vedere soltanto la parte peggiore dell'Italia. Sì, in poche parole sì, è così. Uno pensa anche al stranamente un momento in cui quasi qualsiasi cosa che potrebbe andare male per un'azienda italiana sta andando male. Finmeccanica, i scandali che sappiamo, anche se l'azienda lì dentro, per esempio Augusta Westland, è sempre numero uno nel mondo per vendere gli elicotteri. Ecco. E sta andando da Dio. Ma Finmeccanica ha una serie di problemi connessi con ENAV, Guaglielone, eccetera, eccetera. Enel probabilmente ha pagato un po' troppo per Endesa qualche anno fa, ma alle aziende in Cile, in Sud America, in Spagna, che sono molto sottovalutate, e in questo momento soffre perché l'Italia ha una sovracapacità della generazione di elettricità. Ecco. Questa però fa capire anche che le prospettive ottimistiche ci sono. Ah, certo, ci sono sempre. Per fare un esempio, 10 anni fa uno dei paesi dove il mondo aspettava il fallimento era il Brasile. Sì, sì. 10 anni dopo Brasile va, sai, tutti vogliono investire in Brasile. 10 anni fa Mini non era neanche considerato come un marchio. Adesso vende tipo 600.000 macchine all'anno. Sì, sì. BMW più o meno la stessa cosa. 10 anni fa, ma era un po' così. Adesso vende macchine in ogni angolo del mondo e ha 1,5 milioni di macchine all'anno. Quindi se uno guarda solo, come dicevo prima, le debolezze e pensa che le cose andranno avanti come vanno adesso, sbaglia, perché la gente di per sé, quando le cose vanno male, reagisce per migliorare la sua situazione. Certo. Insomma, speriamo bene, questa prospettiva ci mette di buon umore questo giovedì sera, Sentence. Sì, non è, sai, sarà sicuramente difficile, questo è da non dimenticare, ma se uno ha speranza, un po' di voglia, l'Italia ha un sacco da vendere e una quantità di gente che è con tanto un talento. Bene, questo è vero, non possiamo che condividerlo, c'è gente con talento in Italia, insomma, che deve avere soltanto un po' di coraggio. Sant'Anz, noi siamo a ringraziarla moltissimo della partecipazione questa sera qui nella nostra trasmissione, ci auguriamo, insomma, che ci saranno altre occasioni per poterci risentire su queste frequenze e siamo ad augurarle un buon lavoro. Grazie, buona serata. Grazie all'analista indipendente Andrew Sentence, l'abbiamo letto più volte anche dalle pagine multimediali dell'inchiesta.it.